Buongiorno qui da Montecitorio, abbiamo con noi quest'oggi un rappresentante del Movimento 5 Stelle, l'opposizione più importante del nostro paese, e abbiamo un partecipante, insomma, un parlamentare molto importante che è Carla Ruocco, vicepresidente della Commissione Finanze della Camera, alla quale subito chiediamo, ha visto il governo ha finalmente tagliato lo stipendio ai ministri? Ai ministri, io aspettavo veramente una notizia ben più importante, che avesse tagliato lo stipendio a 1.000 parlamentari tra Camera e Senato, invece si è limitato ai ministri. Beh, mi meraviglia questa fettina appena irrisoria, diciamo, dei costi della politica, perché noi, per esempio, in commissione speciale abbiamo presentato un emendamento proprio per la restituzione dei finanziamenti pubblici e la destinazione di finanziamenti pubblici ai partiti in un fondo rotativo destinato alle piccole e medie imprese, ed è stato boicottato dalla maggioranza PD-PDL in blocco. Quindi questo taglio della doppia indennità, ministri parlamentari, a voi, diciamo così, vi fa un baffo? È un'inezia, come sempre, un'esca. Il governo poi finalmente ha varato questo famoso decreto sull'IMU stop da giugno, però ad agosto, a fine agosto, hanno promesso che verrà ripensata tutta la tassazione sulla casa. Che cosa ne pensa il Movimento 5 Stelle? Noi lo abbiamo chiamato il decreto del governo degli struzzi, perché è un modo per mettere la testa sotto la sabbia piuttosto che affrontare il problema. E oltretutto c'è un aspetto importantissimo: non l'ha rinviata per i capannoni industriali, oltre che per i terreni agricoli. E questo è folle in questo momento, perché le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, troveranno a pagare un'IMU addirittura maggiorata rispetto a quella dell'anno scorso, e quindi in questo momento di debolezza economica veramente non è una buona cosa. Bisognava assolutamente fermare anche questo tributo così oneroso per le imprese. E la CIG invece hanno trovato 1 miliardo per la cassa integrazione in deroga, basterà? Ci accontentiamo di così poco, anche quello è un altro tappo che poi scoppierà a breve, purtroppo. E ci auguriamo che finalmente questo paese inizi a pensare con un respiro un po' più strategico e non sempre per tappi e toppe. Lei che è il vicepresidente della Commissione Finanze, che cosa pensa? Che cosa bisogna fare un po' per le imprese? Perché il governo parla ovviamente di dare stimolo all'economia, però poi di fatto quali sono le proposte del Movimento 5 Stelle? Venite sempre un po' accusati di protestare ma non proporre. Caspita, noi abbiamo delle proposte interessantissime. Intanto, ovviamente, un alleggerimento fiscale. Non parlo solo dell'IMU, che ovviamente come concetto noi la prima casa lo abbiamo come reddito di cittadinanza, sono quelle cose di base che una persona per vivere in maniera dignitosa deve avere garantite. Ma io parlo anche, per esempio, di alleggerimento fiscale per le imprese riguardo all'IRAP. L'IRAP è un'imposta folle che deve essere abolita, e sul breve periodo già bisogna lavorare sul costo del personale, che appunto è compreso nella base imponibile IRAP, che ovviamente è una cosa assolutamente fuori qualunque logica di produttività. Un governo che parla appunto di riduzione di cuneo fiscale deve provvedere assolutamente a questo. Questo ovviamente per quanto riguarda l'alleggerimento fiscale, ma ci sono tutta una serie di oneri burocratici pesantissimi per le imprese, che riguardano proprio il rapporto fisco-imprenditore, e quelli a costo zero si possono eliminare. Parlo per esempio anche, a parte appunto tutto il discorso della deburocratizzazione, come semplificazione voglio riportare la fatturazione elettronica e la firma digitale, che aiuterebbe non solo gli adempimenti degli imprenditori, ma anche alla fine i controlli fiscali, che sarebbero più leggeri. E quindi in qualche modo lo Stato, invece di essere un ente impositore dall'alto, è rappresentato maggiormente come uno Stato più amico. Anche questo aspetto vogliamo assolutamente migliorare. Questa imposizione, questo Stato padre padrone, proprio non lo sopportiamo. Quindi la Vogliamo un. burocrazia che opprime le imprese alle volte più delle tasse stesse? Sì, perché la burocrazia è un costo proprio monetario. Se si parla con gli imprenditori, si comprende che questi oneri fiscali, questi adempimenti, comportano proprio oneri anche economici, finanziari. Bisogna assumere, bisogna pagare un commercialista, dei consulenti, e quindi una cura costante di questi adempimenti. Cioè, ci vogliono persone apposite che potrebbero dedicarsi magari anche ad altro, magari ad una pianificazione strategica nell'ambito imprenditoriale, piuttosto che star dietro a questi ammennicoli che non portano a livello di produttività nulla.
Ecco, voi parlate di tagli, 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 però c'è un po' sempre polemica, no? Per questo fatto della diaria, questo mal di pancia dei deputati, grillini, dei parlamentari che non se la volevano tagliare questa diaria. Come è andata a finire? Guardi, mal di pancia me l'hanno fatto venire in commissione bilancio quando non hanno voluto tagliare i costi della politica ai partiti. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta. Ribadisco che la diaria verrà restituita per la parte eccedente, quello che riguarda le spese che materialmente i parlamentari dovranno sostenere, che verranno rendicontate, messe in chiaro, e quindi quelli che hanno votato 5 Stelle e anche quelli che non hanno votato vedranno e sceglieranno in maniera trasparente i loro rappresentanti anche sulla base dell'economia che ognuno di noi ha saputo rispettare, insomma, anche da sì, ma tutti siete d'accordo, perché si parla poi che c'è sempre questa fronda, un 30% pronto a lasciare nel gruppo misto. No, su questo voglio essere molto chiara. Innanzitutto siamo d'accordo, quindi siamo, il gruppo è compatto. Ahimè, per chi voglio dire spera sempre che questo movimento si dissolva, non ci dissolviamo. Esploda, si dissolva come l'aspirina nell'acqua. No, non ci dissolviamo. Quello però che è la portata rivoluzionaria del Movimento 5 Stelle non è il fatto che magari all'interno di un gruppo ci possa essere un furbo, perché quello può capitare dovunque, ma che questo meccanismo che il Movimento ha messo in chiaro porti alla luce anche chi eventualmente volesse approfittare della situazione, e quindi i cittadini possono giudicarlo. Questa è il vero, la portata rivoluzionaria. Non che siamo improvvisamente diventati tutti santi, ma che nell'ambito di un gruppo di persone che ha un ideale di riferimento, eccetera, possa sorgere una persona o due o tre che trasgrediscono alla regola, la cosa rivoluzionaria è che ora si viene a sapere, e prima no, ognuno faceva un po' come pareva a lui. Senta, Beppe Grillo ha detto che questo governo durerà fino all'autunno, ci ha messo 3 mesi per fare il decreto sull'IMU, fra un po' ci metterà 50 anni per fare una legislazione sulle piccole e medie imprese, ma insomma il Parlamento lavora troppo lentamente, lei che siede in Parlamento da 60 giorni all'incirca. Guardi, fa la domanda alla persona sbagliata, io sono una che ha una tempistica estremamente veloce, quindi per me questo Parlamento veramente ha delle ere geologiche, per cui per i tempi miei io veramente forse sono veramente una persona particolarmente veloce sulle tempistiche, quindi sì, che cosa devo rispondere, per me è folle questi tempi così dilatati. Basta pensare che non è stata fatta una legge elettorale in 5 anni, e quindi la situazione di stallo adesso per esempio al Senato è stata dettata anche dal fatto che siamo ancora ancorati a questo porcellum che in 5 anni non hanno cambiato. Perché non avete votato, perché vi siete astenuti sul decreto per i debiti delle PA? Insomma, si danno i soldi di nuovo alle imprese? No, i soldi alle imprese vanno, arrivano sicuramente, quindi noi siamo molto interessati, anzi siamo talmente interessati che uno dei principali motivi della nostra astensione, peraltro eravamo ben consapevoli che comunque sarebbe passato il decreto, quindi non è che noi abbiamo bloccato nulla, però volevamo sottolineare il fatto che i debiti dello Stato non ammontano a 40 miliardi, ma ammontano a non ben identificati 100 più o meno miliardi, che non sono neanche stati ben quantificati. Noi vorremmo che venissero pagati tutti e che si allentasse questa morsa, questa museruola europea che costringe addirittura uno Stato a dover legiferare per pagare dei debiti, crediti, dei certi liquidi ed esigibili. E questo per noi non è da Stato civile. Noi abbiamo chiesto che la materia venga rivista appunto in ordine del giorno nella Commissione Bilancio, che invece di 40 vengano pagati tutti i 90-100 miliardi e che appunto non avvenga più lo scempio che le imprese non vengono pagate a 30-60 giorni, ma che si crei un sistema civile di pagamento erariale, di pagamento alle imprese dei debiti, ma puntuale. Che cosa farete per allentare il patto di stabilità? Presenterete un progetto di legge? Che cosa farete nella vostra lotta, no? Un po' contro l'oppressione dell'Unione Europea?
Beh, intanto è importantissima tutta l'opera, diciamo, di discussione che ne sta nascendo. Prima era proprio un tabù, adesso invece non solo noi Italia, ma vedo che anche gli altri paesi a seguire stanno un pochino ridiscutendo gli accordi. Quindi già a livello culturale promuovere una ridiscussione dei trattati è importantissimo, perché quello che era visto come un diktat adesso è visto come un argomento di discussione. Quindi continueremo a discuterne e ovviamente questi sono aspetti che vanno discussi con politiche europee, quindi a livello più europeo, e quindi sicuramente continueremo le nostre proposte decompressione di queste museruole, possiamo dire. Ma Beppe Grillo è ancora il leader del Movimento 5 Stelle indiscusso, oppure c'è un distaccamento dei parlamentari dal proprio leader? No, non né l'uno né l'altro. Diciamo che Beppe Grillo è una persona che fa ragionare, questo è molto importante, ha sempre stimolato il pensiero, e questo è l'elemento veramente dirompente confliggente con qualunque forma di dittatura. Cioè, si vuole far passare a volte Grillo come una persona dittatoriale, ma una persona che apre il pensiero non può essere un dittatore, quindi proprio è assolutamente fuori del concetto. Allora noi ringraziamo Carla Ruocco, congratulazioni per essere stata eletta vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera, e ci aspettiamo molte proposte di legge dal Movimento 5 Stelle e molte battaglie parlamentari. Già sono in atto, noi abbiamo proposto appunto anche l'impignorabilità per esempio della prima casa da parte di Equitalia, che risponde anche alla logica dello Stato più amico. Anche sull'IMU sulla prima casa ci siamo espressi molto favorevolmente, e come dicevo abbiamo in mente anche con Commissione Finanze anche un altro aspetto importantissimo, è la distinzione tra banche commerciali e banche di investimento, e anche su questo abbiamo trovato concordi, almeno a chiacchiere, da parte degli altri gruppi parlamentari. Ci aspettiamo che queste chiacchiere finalmente si trasformino in fatti. Allora grazie Carla Rocca. Grazie a voi.